Buonasera, benvenuti allo spazio di comunicazione economica proposto settimanalmente da Confindustria di Pescara e Rete 8. Nella puntata odierna ci occuperemo di innovazione, di tecnologia, in considerazione anche del fatto che sarà il focus del Festival della Innovazione promosso da Confindustria di Pescara, che avrà luogo i prossimi 11 e 12 novembre all'Aurum di Pescara con ospiti di caratura internazionale. Quindi, partendo da questa traccia, svilupperemo la nostra trasmissione in cui parleremo di digitalizzazione e del fattore innovativo e delle tecnologie come volano appunto di sviluppo. Entreremo nel merito del World Wide Web, capiremo la sua genesi, lo sviluppo e le prospettive future con ospiti che sto per presentarvi. Vado subito in collegamento da un luogo di eccellenza. Abbiamo dal CERN di Ginevra, esattamente dalla sala di controllo di uno dei luoghi più sviluppati del nostro pianeta, possiamo tranquillamente dirlo, Paola Catapano, che è divulgatrice scientifica e responsabile dei contenuti editoriali per la comunicazione del CERN di Ginevra. Buonasera. Salve Jenny, buonasera, grazie di essere qui con voi. Siamo noi a ringraziarla. Abbiamo in collegamento un ospite che torna a trovarci ogni qualvolta si parla di ICT e di tematiche digitali. Abbiamo Gianmaria De Paulis, nostro amico esperto in comunicazione digitale, presidente della piccola industria di Confindustria Teramo. Buonasera. Buonasera Jenny, buonasera a tutti voi e grazie per l'invito. In studio torna a trovarci Paolo De Grandis, che è il presidente della sezione servizi innovativi di Confindustria Chieti Pescara. Grazie Jenny, buonasera a tutti. Quindi andiamo subito a Ginevra e quindi tentiamo di capire qual è questo posto meraviglioso dal quale ci parla la dottoressa Catapano, quali sono le caratteristiche, perché questa sala dalla quale ci parla è veramente considerata un baluardo della innovazione. A lei, dottoressa. Salve Jenny. Sì, questa effettivamente è la sala di controllo del più grande strumento scientifico al mondo, il Large Hadron Collider, che si trova a 100 metri sottoterra sotto i miei piedi, è gigantesco, 27 km di circonferenza, con fasci di particelle elementari che girano alla velocità della luce e si scontrano in quattro punti, semplicemente per ricreare dei mini Big Bang, l'universo alle sue origini, tutte le condizioni di fisica dell'universo primordiale. Voi vi chiederete, ma che cosa c'entra questo con l'innovazione digitale? C'entra moltissimo, perché nel 1989, proprio in questo laboratorio, è nato il World Wide Web, il web che oggi tutti noi utilizziamo. Non ci sarebbe se non ci fossero stati gli acceleratori di particelle. Perché? Perché queste sono macchine estremamente complesse che hanno bisogno di moltissimi fisici al lavoro. Oggi all'LHC lavorano più di 10.000 fisici dai 5 continenti. All'epoca, nel 1989, c'era il LEP, un acceleratore meno potente ma della stessa grandezza, su cui anche lavoravano migliaia di fisici, i quali però dovevano avere accesso ai dati non soltanto quando erano presenti qui in laboratorio, ma anche essendo accademici, dai più giovani dottorandi fino ai postdoc, ai professori, dovevano accedere ai dati provenienti da queste collisioni all'interno dell'acceleratore anche dalle loro università. Accedere ai dati voleva dire creare un modo per utilizzare i computer di tutto il mondo, che erano caratterizzati da diversi standard informatici, in maniera universale. Questa è l'idea grandiosa della persona che vedete qui nella foto accanto a me, Tim Berners-Lee, fotografato qualche anno fa nel centro di calcolo del CERN, anch'esso uno dei più grandi centri di calcolo al mondo, che ha scritto proprio questo meta software. Non è in realtà un software, tra software e hardware, il World Wide Web. Ha scritto l'HTML, l'URL, ha creato tutto per poter accedere a internet in modo facile e da qualsiasi standard informatico. Già all'inizio, nel 90, qui al CERN, c'era il web e ci si poteva mettere qualsiasi cosa.
dai testi ai dati, ovviamente, per cui è nato. Ecco, qui vediamo la prima pagina del suo paper iniziale, la sua proposta per creare questo nuovo sistema, e foto, immagini, tutto filmati. Già dall'inizio si poteva fare tutto sul web, dal 1990 qui al CERN. E poi chiaramente noi lavoriamo in open source da sempre, il CERN è un laboratorio pubblico, qualsiasi scoperta di fisica, come anche qualsiasi sviluppo tecnologico si fa qui, è di pubblico accesso, per cui il web è uscito dal laboratorio ed è arrivato nelle nostre case già dal 94 con i primi browser. Questo è il server, il primo server web del CERN, era un Next, una cosiddetto Next Cube, che si trovava nell'ufficio di Berners-Lee, l'altro server era nell'ufficio di fronte. Poi l'anno dopo i due server sono stati, uno al CERN e l'altro nel laboratorio di Stanford negli Stati Uniti, per la prima traversata oceanica dei dati. E dopo il 94, con la creazione del primo browser che fu Mosaic, il web è diventato di pubblico dominio e chiaramente è uscito dal laboratorio e si è sviluppato nel modo che vediamo oggi. Infatti ci sembra molto familiare e ignoriamo appunto che dietro ci sia stato tutto quello che lei ci ha raccontato in maniera così efficace e veloce, che però sappiamo essere estremamente complesso. Grazie per questa spiegazione che mi consente di passare qui in studio a parlare e appunto a chiedere al presidente De Grandis esattamente quale sia il rapporto oggi nel nostro territorio delle imprese appunto con il web, con il mondo digitale. A lei. Sì, grazie. Vorrei partire da un dato. È un dato che deriva dall'indicatore, il DESI, indicatore che indica un po' il livello di digitalizzazione di un paese, no, all'interno dell'Unione Europea, e il DESI 2022 vede l'Italia posizionata al 18° posto tra i 27 paesi stati membri dell'Unione Europea. Ecco, guardando questo dato magari uno può dire non siamo in una buona posizione, però se pensiamo che due anni fa il DESI 2020 ci vedeva in posizione 25, ecco, possiamo dire che è stato fatto un bel passo in avanti, no, nell'uso della digitalizzazione, e questo si comincia a vedere. Le imprese, il rapporto tra imprese e digitale sta migliorando, si sta intensificando sempre di più. Qualche tempo fa sono stato a una convention di una grande impresa a livello italiano che si occupa di ICT, dove si parlava di anima digitale, ovvero le imprese, tutte le imprese, ogni impresa ha la propria anima, ha le proprie radici radicate sul proprio territorio, sulla propria cultura, però ha anche delle nuove generazioni che entrano in azienda, la generazione Z la possiamo chiamare, così viene definita oggi, che porta nuova linfa vitale e soprattutto porta il digitale nelle aziende, perché questi ragazzi sono nati, vivono nel digitale, sono cosiddetti figli della rete, e quindi ecco, le aziende stanno cominciando a trovare la propria anima digitale. Ecco, una riflessione su questi zoomers, li possiamo chiamare, sono ragazzi che vanno dai 12 ai 27 anni di età, non solo sono i nuovi collaboratori che entrano nelle aziende, ma possono essere anche i nuovi clienti delle aziende stesse, quindi le aziende devono necessariamente adeguare i propri processi di business per poter comunicare in maniera corretta con questa nuova generazione. Direi di sì, ci siamo occupati a più riprese durante il corso delle nostre stagioni precedenti appunto di questa necessità di guardare con attenzione ai vari sviluppi appunto che propone questo ambito digitale, e questo mi consente di andare da De Paulis, perché sappiamo tutti quanti che durante il periodo della pandemia le imprese hanno effettivamente capito quanto fosse necessario ragionare secondo un'ottica completamente diversa. Forse era un po' tardi, ma come si suol dire, meglio tardi che mai. Quali sono i benefici, De Paulis? Qualche esempio concreto? Sì, allora innanzitutto permettetemi un momento di emozione nel fatto che è stato non solo il CERN, ma è stato citato una parola magica che è Mosaic. Mosaic, detto un po' all'italiana,
È stata veramente la base, il cuore, il kernel, il core, se vogliamo così definirlo, di tutti i browser di questa generazione, da Mosaic, Netscape. Un pochino per chi è amante dell'informatica può capire veramente che cosa è stata la trasformazione digitale che lì ha portato sul web. E partire da lì è fondamentale perché, se voi ci pensate, il web è stato il vero primo strumento di, potremmo dire, di comunicazione che ha facilitato l'accesso ai sistemi informatici digitali collegati in rete. Perché? Perché prima dell'HTML, perché poi lì che cosa inventò il World Wide Web, e World Wide Web in termini di HTML, quindi il linguaggio di programmazione, aveva facilitato lo scambio di dati. Questa facilitazione è così piaciuta al mercato che alla fine oggi, quando ci colleghiamo a una qualsiasi pagina del nostro Amazon piuttosto che del nostro sito, o del nostro blog, ancora si basa su elementi fondamentali di quel web. Quindi, innanzitutto, tecnologia e innovazione significa facilitazione. Per le aziende, inoltre, è una facilitazione importante, perché facilitare significa per un'azienda entrare in mercati, ampliare i propri orizzonti. E da quel lontano 1989 ad oggi, pensate che si è evoluta anche un po' la comunicazione online, passando da concetti di web marketing a concetti di digital marketing. Perché? Perché non solo più il web diventa uno strumento competitivo per le aziende, immaginiamo portali, siti di indicizzazione, ma subentrano oggi nella comunicazione online elementi fondamentali quali le attività di social media marketing, le attività di local marketing, banalmente, tanto per identificare il settore, un po' il nostro Google My Business, quando facciamo delle ricerche sull'attività in locale. Pensate, ci sono anche strategie di indicizzazione, cioè di posizionamento della propria azienda su una ricerca locale che potrebbe essere pizzerie Pescara piuttosto che azienda vitivinicola in Abruzzo. Fino ad arrivare, passando per gli influencer, un altro elemento fondamentale nella comunicazione online, per citare gli ultimi, ma li citiamo solamente, quali il metaverso, la blockchain. Questo è importante perché in un rapporto dell'Unione Europea, che è stato pubblicato proprio a febbraio 2022 sull'analisi dell'advertising online e delle attività di influencer, i benefici sono stati in maniera, potremmo dire, banale, cioè così ovvi. C'è stata un'accelerazione delle aziende in ambito tecnologico fondamentale, sicuramente dovuto al Covid che ha accelerato, ma un'indicazione era chiara: se non si cambia si rischia di rimanere indietro. Non dico chiudere, ma avere grosse difficoltà nel posizionamento dell'azienda nel mercato. Solo per citare qualche dato di questo studio, pensate che i benefici del social media marketing, quindi solo delle attività social nel 2022 per le aziende, sono state l'aumento della visibilità aziendale, l'aumento del traffico sui propri siti, la generazione di lead. Cosa significa? Di contatti, interessati ai prodotti aziendali. La fidelizzazione dei fan, e quindi creare una community intorno all'azienda, piuttosto che l'aumento delle vendite, che si attesta comunque intorno al 60%, quindi parliamo di dati veramente interessanti. Considerate solo che, vi do un'altra chicca dal punto di vista dei dati, le attività di influencer sono passate da un fatturato indicativo del 2016 di 1,7 miliardi di dollari a, solo nel 2021, a 13,8 miliardi di dollari. Quindi pensate quando le aziende stanno spostando i loro budget di promozione e di pubblicità proprio su quella che è la comunicazione online. Un'altra cosa interessante, l'Italia, proprio in questo studio, risulta al primo posto in qualche maniera per la percentuale di influencer per popolazione, il 2,22%. E questo forse indicare che siamo un popolo di creativi e anche il web in qualche maniera ce ne dà questa constatazione. Comunque, concludendo, il 50% delle imprese europee utilizzano ad esempio i social e ci sono nazioni che arrivano fino al 75%. Quindi, quanto è importante la comunicazione online? Lo dicono i dati. Oggi è fondamentale per avere un posizionamento non solo locale, ma anche globale dei prodotti e dell'immagine aziendale. Grazie De Paolis, come sempre efficace, conciso. Ci ha sorpreso anche un po' questa considerazione relativa agli influencer che vengono sempre forse un po' troppo sottovalutati. Non si è ben capita ancora la portata di questa modalità di agire sul mercato. E tutto questo mi consente, tutte queste considerazioni fatte da De Paolis mi consentono di andare nuovamente al CERN di Ginevra per continuare a scoprire questa realtà che potrà, tra l'altro, vi anticipo,
essere ulteriormente visitata, ovviamente in maniera virtuale, in occasione appunto del Festival dell'Innovazione all'Aurum nella mattinata del 12 novembre. E Catapano, a lei la parola per continuare a esplorare questo luogo meraviglioso. Sì, io volevo anche intanto ricollegarmi a quello che ha detto Gianmaria, perché appunto, come lei mi ha presentata, io mi occupo di contenuti editoriali per la comunicazione del CERN e di tutto quello che si fa al pubblico non scientifico, ovviamente, e noi lavoriamo solo su supporti online essenzialmente, quindi la comunicazione per noi è online, sui social in particolare abbiamo 2,5 milioni di follower su Twitter e poi chiaramente il nostro sito eccetera eccetera, quindi il mio lavoro è proprio quello di definire cosa comunicare e gestire tutto il team di science writers, di multimedia video producer che poi mettiamo insieme tutti questi pezzi della comunicazione. Poi ci sono anche grandi eventi eccetera eccetera, ma questo diciamo è la routine quotidiana. Invece la routine quotidiana nel luogo in cui mi trovo, immaginate la Houston, Houston we have a problem, da dove si controllavano i lanci spaziali e si controllano tuttora nella NASA. Ecco, questa qui è la NASA degli acceleratori di particelle. Quella che vedete dietro di me è soltanto una parte, adesso provo senza fare danni a farvi vedere il resto della sala di controllo, girando soltanto a 180 gradi, ma in realtà a 360 gradi, vedete tutti questi terminali interconnessi. Ecco, questi terminali si fanno scontrare fra di loro particelle elementari. C'è un'animazione che, se è possibile far partire la regia, che fa vedere come da una bottiglia di 2 nanogrammi di idrogeno noi facciamo funzionare un complesso di macchine circolari interconnesse che portano questi fasci di particelle alla collisione. In realtà sono 49 km in tutto, perché dall'inizio un acceleratore lineare, poi ci sono vari circolari prima di entrare in quello enorme 27 km LHC. Ecco, tutto quello si controlla da qui. Controllare questo da qui vuol dire creare software, creare software nuovo che non esiste, per capire questa macchina e controllare gli elettromagneti superconduttori che fanno sì che si possa ricreare in laboratorio l'universo primordiale con collisioni che sono 40 milioni di volte al secondo. In questo momento la macchina operativa sta collisionando 40 milioni di volte al secondo. Queste collisioni poi sono lette da giganteschi rivelatori di particelle, che sono altrettante collaborazioni di fisici. Sono 6.000, 2.000 e 5.000 e 4.000 nelle quattro più grandi da tutto il mondo. Quindi è un lavoro di collaborazione multimodale. In questa sala di controllo c'è l'esperto che ha un dottorato in fisica teorica e che conosce benissimo come funzionano questi fenomeni all'interno del rivelatore, ma c'è anche il diplomato dell'ITIS, degli istituti industriali, perché c'è veramente bisogno di tutte queste competenze. Quando uno entra qui, il lavoro non lo ha imparato da nessuna parte, lo impara qua ogni giorno, sì. E questo vuol dire innovazione, perché questi innovano anche dal minimo bullone che deve resistere a delle temperature gigantesche, al tempo stesso le più fredde del mondo. E nell'LHC abbiamo allo scontro una temperatura che è 100.000 volte più alta di quella del centro del Sole, ma i magneti, per funzionare, i magneti superconduttori devono essere raffreddati alla temperatura più fredda mai raggiunta nella nostra galassia, addirittura sono 1.9 Kelvin, meno 272 gradi Celsius. Quindi è una continua innovazione scoperta che serve a studiare l'universo, ma in realtà ogni giorno dà innovazione tecnologica che è a disposizione poi di tutti, così come il web, ad esempio, dagli acceleratori di particelle, dal fatto di dover controllare questi fasci che hanno la capacità anche di distruggere la macchina, per quanto se li fanno sfuggire, cosa che non è mai successa, con una piccola eccezione nel 2008, ma in realtà siamo assolutamente safe dal punto di vista delle persone, perché tutto avviene 120 sottoterra, ma in realtà da questo ci sono applicazioni mediche fondamentali, come ad esempio a Pavia, in Italia, il FNAO, c'è una macchina che è un acceleratore disegnato al CERN, costruito dai fisici del CERN, che serve a irradiare tumori difficilmente o impossibilmente operabili o non altrimenti operabili, che vengono bruciati da questi fasci di protoni o di ioni carbonio, quindi il nucleo del carbonio, sparati da una macchina piccola, ma in realtà esattamente come questa, funziona allo stesso modo, direttamente nel tumore, senza dover operare il paziente, e con 2 o 3 sedute il cancro è sparito. Questa è una delle tante applicazioni tecnologiche, ecco, sta partendo l'animazione, che vi fa vedere appunto dove ci troviamo,
dal vista satellite, il lago di Ginevra, quella pista sotto l'aeroporto di Ginevra, fa vedere com'è grande l'acceleratore di particelle rispetto a una pista d'aeroporto e dove inizia il percorso dei protoni. Inizia appunto in questa bottiglia di idrogeno, che è l'atomo più semplice, da cui si toglie l'elettrone, rimangono solo i nuclei che sono dei protoni, e vengono accelerati man mano in una serie di acceleratori circolari sempre più grandi e sempre più potenti, fino a portarli alla velocità della luce all'interno di LHC. Questi acceleratori precedenti sono sistemi che esistono, il CERN esiste dal 54, quello più piccolo, il proton synchrotron, che è 600 metri di circonferenza, nel 59 era il più potente al mondo. Oggi serve da preiniettore in LHC, ma anche tutta una sua fisica, estraendo questi fasci di particelle, una parte vengono sparati su bersagli fissi, e c'è tutta un'altra fisica che viene fatta, con tesi di dottorato, pubblicazioni e così via, sempre fisica fondamentale, per capire anche il comportamento all'interno dei nuclei stellari, ma anche per scoprire nuovi isotopi medici. Qui vediamo appunto LHC con i due fasci che vengono portati in collisione all'interno di uno dei quattro detectors, i quattro rivelatori. E poi vediamo la quantità di dati che questo genera. LHC genera petabyte di dati. Nel nuovo RAN che è iniziato quest'anno a luglio ci aspettiamo exabyte di dati. Questo vuol dire stare dietro con l'informatica e cercare nuovi sistemi per poter non solo gestire e analizzare questi dati, ma anche per lo storage semplicemente, e anche per scegliere fra questi dati quelli che sono buoni e quelli che vanno buttati. Tutto questo viene fatto con una continua innovazione, quindi qui ci troviamo veramente in una fucina di innovazione che non finisce mai, interconnessa, e che va avanti dagli anni 50 grazie al sogno di alcuni grandissimi scienziati visionari, fra cui l'italiano Edoardo Amaldi, allievo di Enrico Fermi, che ebbe quest'idea di creare un laboratorio completamente staccato dalle applicazioni tecnologiche per spingere solo la conoscenza, ma in realtà poi la tecnologia ci serve, la inventiamo, ed essendo un open access da tutti i punti di vista, questa tecnologia va nel mondo e chi vuole sfruttarla la sfrutta. All'inizio, con l'esempio del web, tutto ciò avveniva in maniera piuttosto wild, nel senso non strutturata. Ora invece abbiamo un Knowledge Transfer Department che accompagna le start-up e anche gli investitori in tutto quello di nuovo che esce dal laboratorio. Chiaramente quello che esce da qui è tutto a livello molto basic, il web è una, diciamo che un'eccezione, che era pronto già così com'era, ma il resto delle tecnologie siamo all'inizio di una catena molto lunga che prima di arrivare all'industrializzazione ha bisogno di prototipi e così via, però appunto con il knowledge transfer adesso riusciamo a farci conoscere molto di più all'industria. Ci sono grandissime collaborazioni con l'industria. Un esempio fra gli ultimi che mi è capitato da gestire oggi nella nostra riunione editoriale è una collaborazione con Airbus. I magneti superconduttori di LHC hanno bisogno di una serie di alimentazioni elettriche attraverso delle linee proprio superconduttrici di alimentazione. Ecco, questi cavi superconduttori che possono tenere temperature fino a 20.000 ampere in uno spessore molto piccolo, normalmente ci vorrebbe un tronco di sequoia equivalente di rame per portare tanta corrente, adesso hanno uno spin-off nell'industria Airbus per migliorare il consumo degli aerei e quindi avere un minore impatto sull'ambiente dell'industria aeronautica. Questa è una delle ultime, ne abbiamo infinite, abbiamo anche un sito web appunto di Knowledge Transfer in cui c'è tutta una lista di tutte le nuove tecnologie che stanno uscendo, di tutte quelle che sono pronte, di tutte le iniziative che vengono create per far conoscere queste opzioni, queste opportunità di investimento, industrializzazione di queste tecnologie che qui nascono un po' grezze, perché per i fisici si accontentano di cose un po' grezze. E il web, ripeto, è un'eccezione, è stata veramente una cosa serendipitous che è volata via dal laboratorio, ci è sfuggita di mano esattamente 3 anni dopo la scrittura del primo paper, che fra l'altro non è stato neanche capito dal supervisor di Tim Berners-Lee. Sul paper in alto c'è scritto vague but exciting, vago ma entusiasmante, perché Berners-Lee non era capace di esprimersi bene con le parole. Infatti avete visto sulla copertina del paper ci sono tanti fumetti intercollegati, interconnessi, per far capire l'ipertesto, per esempio, l'ipertestualità di come veniva sfruttata e collegata a internet. Quindi sì, è un posto veramente eccitante dove lavorare e a cui auguro lunga vita anche dopo il mio passaggio qui. Assolutamente, ce l'auguriamo ovviamente anche noi, perché abbiamo capito dalle sue parole quanto tutta questa ricerca dopo abbia un'applicazione concreta nella nostra vita quotidiana, e come ho detto prima, questo racconto sarà possibile proseguirlo
durante il Festival dell'Innovazione l'11 e il 12 novembre prossimi all'Aurum di Pescara. Per entrare nel merito di quella che sarà questa manifestazione, parliamo con il nostro presidente. Sì, cercherò di essere velocissimo, perché diciamo, vabbè, quello che ha fatto vedere la dottoressa Catapano è troppo affascinante, è stato bellissimo e sarà bellissimo vederlo, approfondirlo sabato mattina. Innovazione è un progetto che nasce ormai da 9 anni, è nato 9 anni fa, giunge quindi alla 9ª edizione. Ed è un progetto con il quale noi vogliamo promuovere l'innovazione in tutte le sue forme. Abbiamo visto, prima parlava di l'innovazione è tale quando diventa di dominio pubblico, no? Lì si fanno un sacco di invenzioni al CERN, poi quando è che poi diventa innovazione? Quando appunto diventa un fenomeno sociale, così come è stato il web. Noi cercheremo di promuovere innovazioni chiamando start-up, PMI, spin-off e onlus a presentare, a mostrare i propri progetti innovativi. Lo faremo questo il venerdì pomeriggio, quindi ci sarà il contest di idee, di progetti innovativi. A seguire, diciamo, questo contest ci sarà una commissione di valutazione, ma anche la dottoressa Alessandra Lux, che è la direttrice dell'osservatorio delle start-up del Politecnico di Milano. Innovazioni non è solo questo, perché è un momento di confronto con esperti di innovazione, manager e imprenditori, con i quali ci confronteremo sul discorso dell'open innovation, no? Come affronteremo il tema delle innovazioni sotto diversi punti di vista. E quindi avremo la mattina dell'11, venerdì 11 novembre, intorno alle ore 11, un primo innovation talk dove parleremo di innovazione nella cultura, nella formazione, nelle imprese. Con degli ospiti avremo Gian Maria, che è collegato, avremo Donatella Di Pietrantonio, la nostra scrittrice abruzzese, Edoardo Gisolfi, presidente del CNCT, scusate, di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, e Vincenzo Di Nicola, responsabile dell'innovazione tecnologica dell'INPS. Poi avremo un secondo momento di confronto il sabato mattina intorno alle ore 9:30, dove qui parleremo delle persone al centro dell'innovazione, e ne parleremo anche qui con grandi ospiti. Avremo Marco Gai, avremo di nuovo Vincenzo Di Nicola, Antonella Del Rosso, che è un fisico del CERN, Gaspare Ferraro, esperto in cyber security, perché poi entriamo, quando si parla di digitale è anche bene affrontare questo tema. E mi piace sottolineare che avremo anche con noi Marco Toson, presidente di Confindustria Ucraina. Questo, diciamo, mi sembra un bel segnale di vicinanza nei confronti di questo popolo e questo Stato che sta vivendo questo terribile momento, e avremo con noi in presenza. Non finisce qui, perché nella 2 giorni, parallelamente a tutto questo evento, abbiamo l'Innovation Hackathon. Da noi sempre l'attenzione è rivolta ai giovani, lo dicevo anche prima, la generazione Z, e quindi sottoporremo a oltre 50 ragazzi suddivisi in gruppi 3 problematiche aziendali reali, e chiederemo loro, ai ragazzi, di darci una soluzione innovativa a questi problemi, che poi presenteranno, e il 12 mattina, intorno alle ore 13, avremo poi la presentazione dei progetti dei ragazzi e la premiazione. Perfetto. Venite. Un programma veramente ricco, e prima dicevamo qui in studio che tra gli ospiti presenti all'Aurum appunto ci sarà De Paulis, che avrà un confronto con i giovani. Velocemente, De Paulis, che contributo sarà il suo in questa occasione? Allora, sarà molto rapido. Definendo quello che in realtà parleremo con i ragazzi, per nel far capire quanto è bella l'innovazione, quanto è importante utilizzare determinate tecnologie e strumenti,
ma soprattutto nel qualificare che si tratta sempre di strumenti che vanno utilizzati in funzione di quella che è poi la, come dire, il percorso formativo, didattico, di crescita di ogni singolo utente. Introdurremo anche un discorso di cultura digitale, perché è fondamentale oggi parlare di cultura digitale. Non è una banalità che i ragazzi, purtroppo possiamo constatare, sono grandi utilizzatori dei social, ma hanno difficoltà di inviare le mail. Questa è una cosa, è un dato che purtroppo ci spaventa. Perché? Perché significa che in qualche maniera non stanno percependo bene quello che è esattamente l'utilizzo corretto degli strumenti digitali. Accenniamo qualcosa anche riguardo alla reputazione online. Prima si parlava di influencer. Pensate che solo in Italia, tanto per darvi un dato, nel 2021 il mondo degli influencer ha generato circa nell'intero indotto 450.000 posti di lavoro. Quindi influencer significa anche reputazione online, significa crearsi una credibilità e soprattutto non danneggiarla con determinati comportamenti e azioni. Parleremo e vorrei accennare un pochino quello che è anche il discorso della cultura del business digitale. Purtroppo negli ultimi periodi ognuno di noi avrà visto, tramite i reels di Instagram piuttosto che i video di TikTok, dei fantomatici giovani imprenditori che lanciano dei messaggi a nostro avviso sbagliato, quelli di fare imprese, fare business, soprattutto fare soldi, che non è la finalità di un'impresa fare i soldi, ma in realtà legata solo all'incremento e al valore economico, stando a casa senza fare nulla. Non esiste questo concetto di fare business senza fare nulla, e quindi anche lì va un pochino scardinata questa idea, altrimenti si crea nei ragazzi un percorso malsano di quello che è appunto una via nel costruire una propria impresa anche nel digitale. E poi concluderemo un pochino col discorso di cittadinanza digitale, per il fatto che ormai ognuno di noi in qualche maniera, quando sottoscrive un contratto, clicca un sì o semplicemente non dà attenzione ad un'azione che compie online, in realtà avvia quelle che possono essere procedure di carattere amministrativo, a volte anche, se ci sono problemi, di carattere penale nel compimento di determinate azioni, così come la condivisione di determinati video, solo nel caso dei minori la detenzione di video che riguardano attività pedopornografiche. Quindi in realtà saranno tanti argomenti che vogliamo condividere con i giovani. Li faremo capire, riprendo lo spunto sempre della dottoressa velocemente De Paulis, velocemente. Assolutamente, che quando si parla di exabyte, tanto per capirci, noi tante volte parliamo di terabyte, parliamo di 1 miliardo di gigabyte solo per l'analisi di un singolo evento. Quindi immaginiamoci che sistemi dovremmo andare a progettare nel futuro per poter gestire qualcosa che oggi ci spaventiamo dei 3 terabyte del nostro pennino USB, quando qui i dati sono ben altro ordine di grandezza. Grazie mille, quindi tutto questo, mi raccomando, il prossimo 11 e 12 novembre all'Aurum, tutte le informazioni su www.innovazioni.camp. Quindi non posso che ringraziare i nostri ospiti, in collegamento Paola Catapano, grazie. Grazie a voi, buonasera. E ancora in collegamento Gian Maria De Paulis, grazie mille. Se a voi buonasera. In studio Paolo De Grandis. Grazie, buonasera. Per la regia e le riprese rispettivamente Danilo Cinquino e Francesco Berardinelli. Ringrazio tutti voi telespettatori per averci seguito. Appuntamento alla prossima settimana.